Iniziamo quindi il nostro viaggio alla scoperta dei castelli del Basso Piemonte dall'imponente maestoso Castello Reale di Racconigi. Qui d'estate si trasferiva da Torino l'intera corte dei Savoia. Le origini di questo castello risalgono all'anno 1004, ad opera dei marchesi di Susa. Anticamente era una fortezza quadrata con torri angolari, circondata e difesa da fossati. Nel corso del 600 il castello subisce una prima trasformazione da fortificazione a dimora, con l'abbattimento delle strutture difensive e un ampliamento della struttura. Divenne proprietà dei Savoia nel 1832 con il re Carlo Alberto, che la trasformò in residenza estiva per la corte reale. Qui nacque nel 1904 Umberto II, l'ultimo re d'Italia. Di notevole interesse anche l'immenso parco che separa il castello dalla palazzina di caccia, chiamata Palazzina Svizzera, con le scuderie, la Torre del Buon Signore, un tempio dei Palagi, le serre e il grande fabbricato della Margheria, che richiamano il gusto neogotico dell'epoca. Il castello appartiene ora alla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte. La mole del castello dei Conti Solaro di Monasterolo di Savigliano è ravvisata da torrette e da semplici decorazioni, spezzata da una grossa torre. Fu di proprietà dei Conti Solaro. Al suo interno si può ammirare una sontuosa sala dorata con mobili e quadri del 600. Siamo ospiti del signor Anselmo Liberti con la figlia Federica qui al castello dei Marchesi di Saluzzo a Castellar. A che epoca risale la struttura originale? Allora, la struttura risale al 1300. Naturalmente del 1300 non c'è un granché, purtroppo. Il castello ha subito parecchi rimaneggiamenti e ricostruzioni. L'ultima si deve all'inizio secolo. Quindi le merlature, le strutture più importanti esterne sono state costruite nel fine 800, primissimi 900. Il castello, oltre che essere adibito alla mia abitazione, questo riguarda il piano terreno, perché il castello è distribuito su due piani, ospita appunto al piano superiore il Museo delle Uniformi del Regio Esercito Italiano. Ecco, questo museo è nato naturalmente dalla mia mania collezionistica. Iniziai infatti ragazzino a raccogliere cimeli e uniformi del Regio Esercito Italiano e credo oggi, dopo 35-37 anni di ricerche, credo di avere ultimato, diciamo, grosso modo la raccolta completa. Qui vi sono esposti tutti i vari corpi che compongono il Regio Esercito Italiano, naturalmente le armi, i cimeli e tutto ciò che fa da coreografia al nostro esercito del passato, quindi quando i Savoia erano i nostri re. Sulle colline del Saluzzese il castello della Manta è misterioso e affascinante. Con le sue mura, il parco, il bosco e all'interno i saloni cinquecenteschi e gli affreschi straordinari della sala baronale. È un gioiello tardogotico dell'inizio del 400. Oggi il castello della Manta è di proprietà del Fondo Ambiente Italia ed è aperto al pubblico. Costigliole Saluzzo suscita un particolare interesse in questo nostro viaggio tra i castelli del Basso Piemonte, poiché presenta ben tre castelli vicini l'uno all'altro sulla collina che domina il paese.
Il castello di Roccolo a Busca venne edificato verso il 1800 dal marchese Roberto Taffarelli d'Azeglio come dimora estiva. È situato nella splendida cornice di un parco plurisecolare di 500.000 metri quadrati, dove grazie ad un particolare microclima cresce l'olivo. All'ombra dei suoi pini venne a riposarsi, reduce dalle prigioni austriache, Silvio Pellico. Fortificazioni di Vinadio sono uno dei più significativi esempi di architettura militare dell'intero arco alpino. Lo sviluppo longitudinale è di 1200 metri e si eleva su tre piani. Per la sua costruzione, iniziata nel 1834 e durata 13 anni, furono impegnate in alcuni momenti fino a 4.000 persone. Fossano, Castello Principi d'Acaia, secolo XIV. Quattro momenti essenziali della storia di questo maniero. Un primo momento risale al 1324-1332, anni in cui venne costruito nelle linee essenziali come maniero, quindi come fortezza, questo edificio. Soltanto nella seconda metà del 400 il castello diventa palazium, quindi luogo di residenza nobiliare. Per due secoli vedrà alternarsi nelle sue aula magna, nei suoi grandi loggiati, nel porticato interno decisamente importante da un punto di vista architettonico e artistico, i diversi principi e duchi di Casa Savoia. Ne ricordo uno soltanto, Carlo Emanuele I, l'infanta di Spagna, nel loro viaggio di nozze dalla Spagna verso le dimore sabaude torinesi passeranno e qui dimoreranno per alcuni giorni. Nella seconda metà del Seicento il castello decade dalle sue funzioni prettamente nobiliari e diventa alternativamente caserma e prigione. Rimarrà in questo stato fino alla seconda guerra mondiale del nostro secolo. Oggi, dal 1985, è sede della Biblioteca Civica, dell'Archivio Storico Comunale, del sistema bibliotecario e di tutte le attività dell'assessorato alla cultura del comune di Fossano. Il nucleo più antico del castello di Rocca de Baldi risale alla fine del XII secolo e comprende la Torre Merlata. Fu successivamente ampliato nel 1600 e nel 1710. Il castello ospita la mostra documentaria Il seme, l'aratro, la messe, oltre ad una mostra di ex voto che rappresentano il primo nucleo del nascente museo etnografico provinciale. Il re Carlo Alberto I e Vittorio Emanuele II poi frequentarono assiduamente per le loro battute di caccia la residenza estiva del Castello Reale di Casotto, a Garessio, monumentale edificio dall'ampio cortile a balconata sulla stretta e verdissima valle. La costruzione risale al 1700 e sorse accanto ai ruderi di un'antica certosa del 1100. Il carattere di semplicità del castello si unisce molto bene a quello di monumentalità che le derivò dagli interventi architettonici di Bernardo Antonio Vittone. Sede di un comando partigiano nell'ultima guerra, oggi il castello dei Savoia è aperto al pubblico, comprese le camere della famiglia reale e quella della Bellarusin, Rosa Vercellana Guerrieri, moglie morganatica di Vittorio Emanuele II dopo la morte di Maria Adelaide Asburgo.
La costruzione del castello Garesio Borgo nel XIII secolo fu voluta dai marchesi di Ceva. Passò attraverso varie proprietà finché pervenne per eredità alla Francia e successivamente ai Savoia, che vi infeudarono gli Spinola. Il castello fu col tempo gravemente danneggiato da rivolte e devastazioni, ma resistette fino a quando Vittorio Amedeo I lo fece abbattere per sedare la rivolta degli abitanti di Garesio. Il castello dei Conti Cepollini di Alto e Caprauna, con la sua mole massiccia ed elegante, domina la lussureggiante valle del torrente Pennavaira. Costruito nel 1320 dai Conti Cepollini, fu ceduto ai Savoia nel 1736, dopo la pace di Vienna. L'eleganza e l'essenzialità delle forme lo rendono uno dei manieri meglio conservati di tutto il territorio in Gauno. Il castello delle Frabose a Monbasiglio si erge maestoso a guardia della Val Mongia. Le prime notizie storiche risalgono al 1090 in un atto del marchese di Savona, però i documenti archeologici attestano un insediamento preromano di carattere etrusco. Attualmente ospita un ristorante. Arroccato sui ripidi pendii di un colle dove sorge e sale San Giovanni, il castello assume le caratteristiche di una villa signorile, conservando nella torre i residui di una antica fortificazione. Ai marchesi in Cisa di Camerana si deve l'ultima ristrutturazione di questo castello, voluto alla fine del XIII secolo dai marchesi di Ceva, ai quali il possesso venne formalmente riconosciuto da Galeazzo Visconti nel 1451. Il castello di Marsaglia, che domina l'abitato, pur mantenendo una struttura di base tardo-medievale, ha le caratteristiche di una dimora cinquecentesca. Nel 1299 divenne proprietà dei marchesi di Saluzzo. Subì parecchi danni durante un assedio da parte delle truppe di Francesco Sforza. La struttura attuale gli fu conferita dalla famiglia dei Pensa di Mondovì nel 1560. Sempre alla famiglia dei Pensa di Mondovì, nel 1550, si deve la trasformazione del castello di Ciglié in dimora rinascimentale. Queste ristrutturazioni, volte ad eliminare gli apparati più prettamente difensivi del castello per accentuarne il carattere di abitazione, ebbero già inizio nel XV secolo, continuarono nel Cinquecento per poi svilupparsi ulteriormente nel secolo successivo. A Clavesana, dove del castello medievale non restano che parti di mura incorporate nelle vecchie abitazioni del paese, nel 600 i conti Caramelli innalzarono un altro castello come dimora privata, in una posizione suggestiva. Il castello infatti è situato su uno sperone che sovrasta il Tanaro. Le quattro torri angolari fungevano solamente da ornamento architettonico. Nel XVIII secolo la famiglia dei Caramelli venne spodestata dai Savoia e il castello fu venduto all'asta. Il castello di Carrù emerge maestoso e isolato, ubicato in posizione strategica. Poggia su un grosso masso di tufo, guardato su tre lati da profondi borroni. Il paese si dispone a ventaglio di fronte ad esso. Durante i lavori di restauro terminati nel 1989, all'interno del castello, che oggi ospita la sede centrale della locale Cassa Rurale, è stato rinvenuto il primitivo nucleo castellano, risalente al principio dell'XI secolo, sul quale nel XV secolo fu costruito l'attuale edificio. Il salone d'entrata sorge sul luogo del cortile interno del castello quattrocentesco.
La sua realizzazione segna il momento di decisiva trasformazione da fortezza a residenza, avvenuta nel XVII secolo. Nel 1348 Cherasco, dopo un secolo di vita, passò sotto il dominio dei Visconti di Milano, che provvidero a far demolire il vecchio castello per costruirne un altro molto più imponente a forma quadrata. Il castello passò nel 500 ai Savoia e nel 1691 venne gravemente danneggiato dalle mine fatte piazzare da Vittorio Amedeo II per non abbandonarlo in mani nemiche. Quanto rimaneva del castello fu adibito fino al 1815 a caserma per le truppe. Nel 1911-12 i nuovi proprietari, i signori Chicco Robert, mantenendo la struttura esterna che venne ristrutturata, fecero costruire all'interno una palazzina settecentesca. Da Serra Lunga d'Alba iniziamo la nostra visita nella zona dei grandi vini dell'Albese. Qui siamo nella zona di produzione del Barolo, uno dei più grandi vini rossi del mondo. Questi castelli, circondati da splendidi vigneti, mantengono il loro fascino in tutte le stagioni, anche sotto la neve. Negli anni 60-70 la maggior parte di questi castelli, in particolare quelli di Serra Lunga, Grinzane Cavour e Barolo, vennero completamente restaurati con interventi pubblici, riportandoli così all'antico splendore. Il castello di Serra Lunga d'Alba sovrasta le case del paese con tutta la sua imponenza e colpisce immediatamente per la sua architettura gotica. Il luogo era già fortificato anticamente all'inizio del XII secolo da una torre che venne abbattuta nel 1340 dalla famiglia Falletti che dominava nelle Langhe per far posto all'attuale castello. Il castello di Serra Lunga è uno dei più belli delle Langhe per l'autenticità della costruzione e per l'ottimo stato di conservazione. Fu per iniziativa dell'allora presidente della Repubblica Luigi Einaudi nel 1950 che venne iniziato il restauro e venne affidato la sovrintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte.
Il castello di Grinzane Cavour, edificato tra l'undicesimo e il tredicesimo secolo, fu dimora del conte Camillo Benso di Cavour. È attualmente sede dell'Enoteca regionale piemontese di Grinzane Cavour. Strutturato su diversi piani, offre suggestivi scorci e saloni che ospitano un museo etnografico. Il castello, che ospita anche un ristorante, è sede dell'Ordine dei Cavalieri del Tartufo e dei Vini d'Alba e dell'Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggio. La fortificazione di Castiglione Falletto fu fatta costruire da Bertoldo Falletti di Alba, che aveva ricevuto il luogo in feudo nel 1225 da Alasia di Saluzzo, a ricompensa di alcuni servigi. I Falletti, la cui signoria durò fin verso la fine del XVII secolo, vollero aggiungere il proprio nome a quello del paese. Oggi, pur avendo subito nel corso dei secoli qualche modifica, rimane uno dei castelli più belli dell'Alvese, nella sua struttura pressoché originale, con le due torri laterali e quella centrale. Il castello dei Marchesi Falletti di Barolo ospita attualmente l'Enoteca regionale del Barolo e una scuola alberghiera. All'interno del castello si possono visitare le stanze con gli arredi dell'ultima marchesa Giulia Colbert, la sala degli stemmi, la biblioteca storica ordinata da Silvio Pellico e il museo etnografico enologico. Il castello della Volta a Barolo, il cui nome viene fatto risalire al crollo della volta del salone principale avvenuto nel 1307, fu fatto costruire nel secolo XII da Manfredo di Saluzzo. Narra la leggenda che una notte, durante una festa nel castello, uomini e donne si spogliarono e completamente nudi si abbandonarono ad un'orgia collettiva. Il diavolo, per impadronirsi delle loro anime, li seppellì facendo crollare la volta del salone. A Monforte d'Alba, nel 1706, i Marchesi del Carretto, già proprietari dal XIII secolo, ricostruirono sulle antiche fondamenta della vecchia fortificazione l'attuale dimora, che la Marchesa Cristina del Carretto portò in dote al Marchese Alberto Scarampi, da lei sposato in seconde nozze. Il castello di Novello, le cui origini risalgono al 1200, di cui sono ancora visibili i bastioni, si innalza nella parte più alta del colle sul quale sorge l'abitato. Oggi ospita un ristorante. È una ricostruzione del secolo scorso di un edificio fortificato, con interventi di stile vagamente moresco e pseudo-medievale. Già dal 1197 esisteva un castello a Verduno, quando i proprietari dovettero sottomettersi ad Alba. L'attuale costruzione in cotto a tre piani, attribuita allo Juvarra, risale alla prima metà del XVIII secolo, voluta dal Marchese di Santa Vittoria. Il castello venne acquistato nel 1847 dal re Carlo Alberto, che ne fece una dipendenza della tenuta reale di Pollenzo ed affidò i poderi di Verduno al generale Staglieno, famoso enologo del tempo, affinché ne facesse un'azienda vinicola modello per la produzione del Barolo.
Roddi apparteneva fin dal 300 ai Falletti di Alba, che munirono il castello nei primi decenni del 400 di strutture difensive. Di una costruzione in epoca precedente si parla in un documento del 1197. Il castello di Roddi, che si presenta massiccio ed imponente, nonostante i vari passaggi di proprietà e le varie opere di consolidamento, ha conservato i caratteri tipici della costruzione medievale con le sue linee originali. Il castello di Sinio venne fatto costruire nel 1448 da Franceschino del Carretto sui ruderi di un'antica torre. Restò in possesso dei del Carretto per circa due secoli. Passò poi di proprietà ai Falletti, che lo vendettero quando non furono più in grado di sostenere le spese per i lavori di restauro. Dopo essere stato per lungo tempo adibito ad abitazione rurale, il castello ospiterà presto un albergo. Il castello dei Marchesi di Busca a Mango è una costruzione barocca, possente dalle linee sobrie che domina i tetti dell'antico borgo in bell'ordine architettonico. Appartenne al Ducato di Mantova fino al 1714, anno in cui passò sotto il dominio dei Savoia. Ora l'antico maniero è sede di un ristorante e dell'enoteca regionale del Moscato. A Borgomale, la costruzione precedente all'attuale castello aveva in più cinque torri massicce. Era appartenuto ai marchesi di Cortemiglia, di Ceva e ai del Carretto. Fu poi la volta dei Falletti che, dopo aver preso possesso del feudo, provvidero alla ricostruzione del castello, rispettando le linee originali. Nel 1538, dopo la guerra contro i francesi, Carlo V si vendicò del tradimento dei Falletti, affidando il feudo agli Incisa e agli Scarampi. Passò poi ai Savoia nel 1631 ed è stato conservato così sino ai giorni nostri. Il castello dei Del Carretto a Gravanzana fu fatto costruire nel XII secolo da Enrico del Carretto. Il castello subì gravissimi danni nel 1438 da parte delle truppe di Francesco Sforza e un secolo dopo da parte delle milizie spagnole. Nel 1630 avvenne una prima ricostruzione a cui fece seguito, 100 anni dopo, un rifacimento totale ad opera del marchese Giacomo Fontana, ministro di Carlo Emanuele III, da cui ricevette il feudo. Attualmente il castello ospita una scuola agraria. Fin dal XII secolo, dai tempi di Bonifacio del Vasto, a Gorzegno sorse un castello. La fortificazione iniziale, ampliata nei secoli, fu incendiata e saccheggiata a metà del Cinquecento da mercenari tedeschi durante la guerra tra Francia e Spagna. I marchesi del Carretto decisero nel 1587 di ripristinare il castello, facendone una dimora sfarzosa con saloni, logge e loggette, impreziosite da pitture, marmi e stucchi. Il castello, abitato sino al 1860, venne abbandonato e il tempo ha completato l'opera di distruzione. Oggi, infatti, sono visibili solo i ruderi. Il primitivo nucleo del castello di Prunetto, risalente al XII secolo, pare appartenesse al monastero di Spigno. Si deve ai del Carretto la trasformazione della primitiva rocca in un forte castello che pervenne agli Scarampi dopo il matrimonio di Anna del Carretto. Restaurato nel secolo scorso, l'edificio è visibile oggi su uno sperone di roccia in Regione Castello. Monesiglio, lungo il corso del Bormida, fu feudo di origine antichissima.
È menzionato infatti con il nome di Monassiere in un diploma del 998 di Ottone III. Il castello, che sorge nel concentrico, risale al 1221 e fu fatto costruire dai Caldera, famiglia nobile che ottenne nel 1563 il titolo di conte. Nel 1736 venne portato in dote da Elisabetta Caldera ai Saluzzo di Valgrana. Risalgono a questo periodo gli interventi che trasformarono l'originaria costruzione in un palazzotto di stile tardo gotico. Su una delle colline che circondano Saliceto sorse in epoca assai remota un castello, di cui restano pochi ruderi, in località Margherita, risalenti al tempo delle incursioni saracene. L'abitato che circondava il castello si spostò più a valle e qui i Del Carretto, nuovi feudatari, costruirono verso la fine del XII secolo il castello che si è conservato sino ai giorni nostri. Il castello di Monastero Bormida sorse intorno al XIV secolo come dipendenza dell'antico monastero benedettino di Santa Giulia. Dalla piazza antistante si può ammirare una loggetta rinascimentale unita ad una torre campanaria da un grande arco. Di particolare interesse il limitrofo antico ponte medievale, descritto da Augusto Monti nel suo capolavoro I Sansossi. Il castello di Melazzo, edificato dagli Acquisana, è circondato da un vasto parco e da imponenti bastioni merlati. Nel 1004 vi nacque San Guido. Al castello di Melazzo è legata anche la storia di Edoardi II Plantageneto, deposto re d'Inghilterra che vi soggiornò dal 1330 al 1333. Il castello di Acquiterme fu di proprietà dei marchesi paleologi del Monferrato, poi dei Gonzaga ed in seguito dei Savoia. Dal 1967 è sede del Museo Archeologico Comunale, ricco di reperti dell'antica Acque Stazielle. Il piccolo castello di Orsara Bormida è appollaiato sulla cima di un colle ed è raggiungibile con una salita piuttosto disagevole nel tratto finale. Di antichissima origine, conserva ancora la torre e parte della costruzione originale. L'adattamento a residenza avvenne nel XVIII secolo. Dall'alto del castello si gode una veduta incomparabile su gran parte del Monferrato e delle Langhe. Il castello di Trisobbio, che esisteva già all'inizio del XIII secolo, subì un radicale restauro nell'Ottocento. Situato alla sommità della collina nel centro dell'abitato, possiede eleganti bifore e un'alta torre merlata. Il castello, di proprietà comunale, ospita un albergo e un ristorante, mentre il parco è aperto al pubblico. Il castello di Rocca Grimalda è situato su di una roccia che scoscende sulla sponda sinistra del fiume Orba, da cui si gode lo splendido panorama dell'Ovadese e del Monferrato. Sul castello si erge maestosa la torre circolare, alta 22 metri, del XIV secolo, che ospitava le prigioni e la sala delle torture. Fu di proprietà, fra gli altri, degli Aleramici, marchesi del Monferrato, e dei Visconti.
Già nel 1182 si ha notizia dell'esistenza di un castello a Silvano d'Orba, assalito ed espugnato dai genovesi. Sorgeva a Silvano Inferiore, più a est rispetto all'attuale castello, costruito dagli Adorno a Silvano Superiore nel 1446, dopo aver ricevuto dal marchese del Monferrato l'assegnazione del feudo. È un castello imponente sia per le dimensioni che per la regolarità della costruzione, che presenta un grande corpo rettangolare con agli spigoli quattro massicce torri a base quadrilatera. Siamo nel castello di Tagliolo Monferrato, incontriamo il marchese Oberto Pinelli Gentile nelle sue cantine. Il castello si compone di tre corpi di fabbricati che risalgono rispettivamente al 300, alla fine del 600 e al 700. La cantina dove noi siamo attualmente copre la stessa superficie di tutti questi tre corpi di fabbricati e la vinificazione, la produzione del vino in questa cantina risale probabilmente ancora prima. La mia famiglia è proprietaria del castello dal 1500, quindi da quasi cinque secoli. E da quest'anno il castello è aperto al pubblico e quindi non solo per la cantina, ma per visitare alcuni altri locali del castello. Dal 1996 abbiamo sviluppato questa parte turistica che ha avuto finora successo. Il castello di Tagliolo domina l'affascinante borgo di Tagliolo Monferrato, nell'Ovadese. In passato proprietà della Repubblica di Genova, dei Malaspina, dei Visconti e Sforza, è sovrastato dalla torre quadrata che serviva per avvistare le invasioni saracene. L'attuale castello di Lerma venne ricostruito nel 1499 sul nucleo più antico dal marchese Luca Spinola ed è sempre appartenuto agli Spinola, attuali proprietari, tranne che per un breve periodo nel 700. Possiede una caratteristica torre cilindrica a vari piani ed altre torri quadrate. Il castello è costruito sullo strapiombo del fiume, su mura fortemente scarpate e sostenute da triplice serie d'archi a gradinata. Imponente la coronatura dei merli su un grosso cornicione sporgente, sostenuto da archetti pensili. È accessibile dalla piazza del borgo, sulla quale si nota pure l'abside della chiesa, ricavata da un'antica torre delle mura di difesa. Di imponente aspetto, il castello di Montaldeo domina con la sua mole quadrata il paese e i colli circostanti ed è in ottimo stato di conservazione. Di origine molto antica, risalente agli aleramici marchesi del Monferrato, subì nel corso dei secoli le più disastrose vicende belliche, perciò le parti originali ancora esistenti appartengono al 1271, anno in cui il castello, distrutto dai genovesi, venne ricostruito dagli alessandrini. Il castello passò successivamente ai Grimaldi e poi ai Doria di Genova, che lo posseggono tuttora. Nell'interno, di notevole interesse, sono i sotterranei, nei quali sono ancora conservate le prigioni e gli strumenti di tortura. Del marchese Clemente Doria, al quale ci stava raccontando della vicenda legata alla famiglia Trotti. Ecco, la vicenda legata alla famiglia Trotti è questa, purtroppo una vicenda un po' triste, cioè c'è stata una rivolta del paese di Montaldeo contro i Trotti alla fine della seconda metà del Cinquecento e sono stati ammazzati tutti all'uscita della chiesa, sono stati buttati in un pozzo, tutta la famiglia, servitori compresi,
Dopodiché il castello è rimasto vuoto, è stato preso dalle truppe genovesi ed è appartenuto per un po' alla Repubblica di Genova, che poi l'ha venduto ai Grimaldi, e i Grimaldi poi dopo poco l'hanno rivenduto ai Dori, e il tutto nella seconda metà del Cinquecento. Ecco, grosso modo è la vicenda più famosa di questo castello. Poi ci sono altre storie legate al fantasma, perché in questo castello è molto famoso anche il fantasma, che pare che si veda, parecchie persone dicono di averlo visto, che è stato una suora rapita da un Clemente Doria nel 600 e pare morta qua, per cui in certe notti, certe circostanze vaga questo fantasma nel castello, eccoli. Lei però, Marchese, questo fantasma non l'ha mai visto? No, non l'ho mai visto, spero un giorno di vederlo. Il forte di Gavi, già esistente nel secolo XII, venne ricostruito nella forma attuale di fortezza nel 1626 dalla Repubblica di Genova. Particolarmente interessanti le ciclopiche mura e i possenti bastioni che dominano i ricchi vigneti delle terre circostanti. Il forte appartiene ora alla Soprintendenza ai beni ambientali e architettonici del Piemonte. Il castello di Torre Ratti a Borghetto Borbera, situato nella bassa Val Borbera, è di origine molto antica, anteriore al 1155. Il fabbricato, severo e irregolare, è in muratura di pietra, con gli angoli in sasso squadrato. Sulle pareti esterne sono visibili gli stemmi degli Opizzoni, dei Ratti Opizzoni, del comune di Tortona e dei Visconti. Il castello di Pozzolo Formigaro venne edificato intorno all'XI secolo con funzione di rocca difensiva di pianura. Il fronte d'ingresso, d'epoca sforzesca, conserva la porta carraia con postierla e scanalature per il ponte levatoio. All'interno dell'ala quattrocentesca, affreschi provenienti dalla chiesa delle Ghiare del secolo XV della scuola di Franceschino Boxilio. Il palazzo Zoppi, a Cassine, già dei Visconti, risale al XIV secolo. Un complesso di edifici tardo-medievali sviluppati intorno alla corte d'onore caratterizzata da archi gotici ribassati. Nella cappella si trova un interessante affresco quattrocentesco di scuola piemontese di una Madonna con bambino. Da segnalare anche una serie di affreschi del XV secolo di scuola lombarda.
Il castello di Oviglio, ricordato nelle cronache fin dal 1300, nel 1428 venne dato in feudo dai Visconti e dagli Sforza, duchi di Milano, a varie famiglie nobili e poi nel 1513 a Gerolamo Perboni, i cui discendenti lo conservarono fino al 1823. Passò poi alla regina Maria Cristina di Savoia e successivamente ad altre casate. Il castello è in buone condizioni di conservazione. Il proprietario attuale vi ha allestito un'esposizione di mobili. Il castello di Redabue, già esistente come luogo fortificato durante le frequenti guerre di successione del Monferrato, venne distrutto nel 1403 da Facino Cane. Di quell'epoca rimangono alcuni caratteristici archi a conce di tufo alternati con mattoni. Il turrito maniero conobbe ancora più gravi vicende belliche nel secolo XVII. Nel 1636 venne espugnato dai franco-savoiardi e ripreso dagli spagnoli dopo accanita resistenza e non conobbe pace fino all'annessione al nuovo regno di Vittorio Amedeo II. Il nucleo del castello esternamente è ancora interessante nonostante gli adattamenti subiti. È proprietà della famiglia Doria Lambda con amministrazione in loco. A Castel Ceriolo il castello venne edificato nel secolo XII. Nei pressi del castello, nel 1800, infuriò la battaglia di Marengo, vinta da Napoleone. Piovera è un borgo rurale sorto attorno ad una pieve tra il secolo VII e il secolo IX. Il castello risale all'epoca carolingia. Documenti d'archivio parlano di un punto fortificato a Piovera antecedente alla fondazione di Alessandria nel 1168. Nel XIV secolo fu possedimento dei Visconti che lo trasformarono in poderosa fortezza trecentesca. Dell'epoca è ancora una delle quattro torri circolari poste agli angoli. Tra il 1500 e il 1600 l'opera di trasformazione fu radicale, dovendosi adattare a residenza marchionale. Il conte Niccolò Calvi di Bergolo ha aperto le porte del castello alle più svariate iniziative artistico-culturali. Ma ospitiamo specialmente delle scuole, tutta la giornata fanno il loro picnic. La chiamiamo la giornata delle 3A perché è agricoltura e vanno a vedere l'azienda, i boschi, il fiume, i campi, le officine, poi architettura e allora vedono il castello come si gestisce economicamente, materialmente, con le gru, con i lavori e poi invece in modo moderno inventando processi, spunti, stampi eccetera. E poi la terza A invece è arte artigianato, vanno a vedere un fabbro, un falegname, la parte dove è il laboratorio, dove si lavora la carta, il legno, il ferro, l'acciaio, l'argilla con i forni e escono dei prodotti a fine della giornata che vengono messi a disposizione di altri che arriveranno e collaboreranno. Viene fatto per ora la domenica con il pubblico, ma durante la settimana, a partire da maggio, con la prenotazione, le scuole che vengono qui e lavorano. Nella piazzetta medievale di Castelnuovo Scrivia sorge il palazzo pretorio del XIV secolo, oggi castello dei Torriani e Bondello, con bel porticato ogivale, bifore, balconcino, arengario. All'interno due ampi saloni con decorazioni quattrocentesche.
castello è dominato da una torre merlata alta 39 metri, le cui strutture originarie risalgono al 400 d.C. Il castello di Pomaro, situato su una delle ultime propaggini dei colli del Monferrato, a immediato ridosso della pianura del Po, risale al XII secolo. Venne più volte distrutto, in ultimo nel 1640, dalle truppe spagnole in ritirata verso l'Oltrepò. La costruzione attuale è dell'inizio Settecento, tranne le tre torri poligonali posteriori, che sono seicentesche. Il castello, che ora ospita un ristorante, è circondato da un vasto parco con un bel cortile. Palazzo Callori, a Vignale Monferrato, fu edificato nel 1700 dalla famiglia dei Callori su fondamenta medievali. Il soffitto dell'ampio salone nell'ingresso è affrescato con gli stemmi dei Callori e delle famiglie alleate. Nelle antiche cantine è ospitata l'enoteca regionale del Monferrato. Il castello di Lignano Monferrato, una frazione di Frassinello, si trova lungo la strada Casale Vignale. Il maniero è, per gli storici, tra i più antichi del Monferrato. Notevole il torrione semicilindrico che guarda verso la valle, costruito in alternanza di tufo e mattoni. Il complesso è stato ben restaurato e conserva una cappella edificata nel 1360. Il castello è sede di una pregiata azienda vinicola. Il castello di San Giorgio Monferrato fu dimora degli Aleramici, dei Paleologi e dei Gonzaga. La torre di avvistamento del castello, segnalata in una mappa dell'856, è la più antica del Monferrato. Si segnalano la chiesetta di scuola juvariana, il pozzo e le cantine scavate nel tufo. La parte barocca del castello e quella neogotica danno vita ad una affascinante mescolanza di stili architettonici. Il vetusto maniero di Camino è il più bello e imponente fra tutti quelli della zona. Eretto intorno all'anno 1000 dai primi marchesi aleramici, appartenne dal XIV secolo fino al 1948 ai marchesi Scarampi di Villanova. La torre, alta 44 metri, è tra le più alte del Monferrato. Nel 1631 venne saccheggiato e in parte incendiato dai francesi. Restaurato sulle tracce originarie, e ora restituito al suo antico splendore. Di notevole interesse il cortiletto interno con preziosi cimeli storici, le logge e gallerie, la quattrocentesca sala da pranzo con camino istoriato, la ricca biblioteca e gli ampi saloni settecenteschi di gusto francese. Il castello è disponibile per matrimoni, ricevimenti, convegni e visite di gruppo.
Sulla strada panoramica del Monferrato, che allaccia Camino a Gabbiano attraverso Cantavenna, troviamo il castello di Gabbiano, imponente e scenografico, che sorge a picco sul Po. Edificato in origine da Aleramo, marchese del Monferrato, venne più volte distrutto nel corso dei secoli. Restaurato recentemente, il castello conserva le caratteristiche medievali con torrioni a pianta quadrata e circolare. Il castello antico di Villa Deati, del quale non esiste più traccia, venne trasformato nel Settecento in una scenografica e pittoresca costruzione di disegno juvaresco, con quattro serie di terrazze e gallerie che seguono il declivio della collina. Il castello è proprietà della famiglia Feltrinelli. L'attuale castello di Montiglio è la parte residua di una più complessa struttura del XII secolo. L'elemento più prezioso è la cappella di Sant'Andrea, in stile gotico romanico. Al suo interno si trova un vasto ciclo pittorico di affreschi trecenteschi raffiguranti scene della Passione, con influssi lombardi e toscani. Castello di Passerano, le cui origini risalgono probabilmente al XII secolo, presenta nella sua tipologia architettonica elementi medievali, rinascimentali e barocchi. Nel 1555 un corpo di spedizione francese assalì la guarnigione spagnola che da 5 anni occupava Passerano, conquistò il castello e lo rese inservibile quale struttura militare, spianando con le mine un notevole tratto della cinta fortificata e parte del castello. Le parti distrutte vennero ricostruite un secolo dopo, intorno al 1654, dal conte Alessandro Radicati. Questo palazzo, che oggi ospita il municipio di Castellalfero, fu costruito intorno al 1288 dal comune di Asti per ragioni difensive. Venne modificato in più riprese fino al Settecento, quando il maniero venne abbellito su probabile disegno di Benedetto Alfieri. La parte interna è separata da quella esterna da un porticato terrazzato, posto sulla facciata principale, che presenta un rivestimento a bugnato, abbellita da nicchie sovrapposte. Il salone principale è decorato con affreschi riguardanti la famiglia Amico. La primitiva costruzione del castello di Montemagno risalirebbe a poco dopo il 981, quando muore Aleramo, della cui stirpe di origine franca era Guglielmo III di Monferrato, al quale si potrebbe attribuire la signoria di Viariggi e di Montemagno.
L'ultimo signore feudale di Montemagno fu Francesco Maria Grisella, morto nel 1802. Il castello, che a pianta irregolare, chiude una singolare corte ellittica. I primi documenti che parlano del maniero di Costigliole d'Asti risalgono al 1041, anno in cui era di proprietà della chiesa di Asti. Nel corso dei secoli è stato rimaneggiato, ampliato, modificato numerose volte, come numerosissimi sono stati i passaggi di proprietà. Oggi il castello ospita l'Enoteca regionale e vi si svolgono importanti manifestazioni enogastronomiche del Monferrato. Il piano nobile è stato assegnato all'associazione Premio Grinzane Cavour, che ne ha fatto la sede del parco letterario. Nel 1615 Carlo Emanuele I donò a Urbano Alfieri, suo colonnello, la giurisdizione e i beni feudali di San Martino, che prese quindi il nome degli Alfieri. La monumentale facciata del castello, di stile barocco, con due grandi corpi laterali leggermente avanzati, è snellita da un porticato di accesso. Il parco intorno al castello è stato progettato, trasformando il giardino all'italiana in parco inglese, dall'architetto Curten, chiamato in Piemonte da Carlo Alberto, che lavorò anche nel parco di Santena e in quello di Racconigi. Il nome di Cisterna d'Asti deriva molto probabilmente dalla grande cisterna posta nel salone centrale del castello, già Fortezza della Cisterna. Dal 1980 è sede del Museo Arti e Mestieri di un tempo, 22 stanze museali in cui si riscoprono antichi oggetti e numerose ricostruzioni di botteghe artigiane. Dopo i castelli del Monferrato, torniamo in provincia di Cuneo e concludiamo il nostro viaggio con i castelli del Roero. Il castello reale di Govone, un pregevole esempio di barocco, fa parte delle residenze sabaude. Il castello, che è di proprietà del comune di Govone dal 1897, venne edificato nel XVII secolo. La facciata, realizzata su progetto del Guarino Guarini, è ricca di decorazioni e sculture. Lo splendido scalone d'onore è formato da 4 rampe marmoree fiancheggiate da parapetti a balaustra e sostenute da 2 possenti cariatidi. All'interno, di un certo pregio, è il salone centrale decorato con affreschi del Bacca. Il castello, che è delimitato da un vasto parco all'inglese, ricco di aiuole, fontane e alberi, nel Settecento ospitò il filosofo Jean-Jacques Rousseau. Il castello di Magliano Alfieri, citato da Vittorio Alfieri nelle sue lettere, presenta sulla volta del salone d'onore gli stemmi in rilievo della casata. Dal 1994 trova sede nel castello, di proprietà comunale, il museo etnografico, con particolare riguardo ai soffitti in gesso delle case contadine.
Il castello di Guarene è citato in una bolla di Papa Eugenio III dell'anno 1154, con cui lo assegnava al vescovo di Asti. Passato poi nel 1223 ai marchesi del Monferrato, fu infeudato e rimase per 5 secoli in mano ai Roero. Venne distrutto agli inizi del secolo XVIII e sulle sue rovine fu innalzata l'attuale costruzione, su disegno del conte Giacinto Roero di Guarene, che si richiama nella sua imponenza e maestosità al classicismo dello Iuvarra. Il castello, che è in ottimo stato di conservazione, ha un pregevole giardino all'italiana. A Castellinaldo il castello è ricordato in un diploma di Arrigo I dell'anno 1014, con cui si confermava il possesso all'abbazia di San Benigno di Fruttuaria. Passò poi sotto il dominio della famiglia Ainaldi, poi dei Damiani del Carretto, in seguito dei Malabaila, che, abbattute le parti pericolanti, ripristinarono il castello, conferendogli le caratteristiche di una dimora signorile. Il castello dei Malabaila a Canale venne edificato nel 1260 a difesa del comune di Asti e venne fortificato con l'avvento delle armi da fuoco. Dal 1500 è rimasto di proprietà dei conti Malabaila di Canale e dalle loro cantine partivano già nel 1589 i vini destinati alla corte dei principi di Savoia. Il castello, che è situato nel centro del paese ed è circondato da un ampio parco, ospita le cerimonie di investitura dell'Ordine dei Cavalieri del Roero. Il castello di Montà è il risultato di modifiche e restauri apportati nel corso dei secoli secondo il gusto dei proprietari e dell'epoca. In origine era una costruzione fortificata, munita di fossati e ponte levatoio, che appare in vecchi documenti, verso il 1110, con il nome di Montà di Rinaldo. Verso il 1363 vi furono infeudati i Roero, che diedero alla fortificazione un assetto più confortevole. Ceduto un secolo dopo ai Malabaila e poi agli Isnardi, venne notevolmente ampliato. Le modifiche maggiori però le ebbe durante la ristrutturazione del 1650. Nel 1835 re Carlo Alberto conferì il titolo di conte di Montà al proprietario del castello, Bonaventura Morra di Lavriano. Dell'esistenza di un castello a Baldissero d'Alba si ha notizia sin dal 1268. Conquistato poi da Marchesi di Saluzzo, seguirà le sorti del Marchesato, passando quindi ai francesi. Il castello venne distrutto dalle truppe sabaude nel 1588 e sui suoi ruderi fu edificato l'attuale edificio, conosciuto con il nome di Palazzo Colonna. Il castello di Santa Vittoria d'Alba, che oggi ospita un ristorante e un albergo, ha origini molto antiche, datate nel XIII secolo. Nel 1730 Vittorio Amedeo II lo cedette a Luigi Caisotti, primo presidente del Senato di Torino e successivamente gran cancelliere e marchese di Santa Vittoria. Alla sua morte il castello ritornò ai Savoia e Carlo Alberto lo incluse nel patrimonio privato con i castelli di Verduno e Pollenzo. Concludiamo il nostro viaggio tra i castelli del Basso Piemonte a Monticello d'Alba, dove troviamo il maniero la cui costruzione originale venne fatta costruire, quale fortezza, dai vescovi di Asti, dopo la devastante calata dei Saraceni su Alba nel X secolo. Nel 1187 venne fortemente danneggiato durante un assedio prolungatosi per 3 anni. Ricostruito nel 1348 dai Malabaila, questi vennero poi scacciati 30 anni dopo dai conti Roero, a cui si rivolsero i monticellesi, esasperati dalle angherie.
Il castello viene indicato come un esempio tipico di residenza fortificata. Presenta una peculiarità architettonica, la presenza ad ogni angolo di una torre di tipo differente, con notevoli variazioni di dimensioni delle torri stesse. Al castello è legata una leggenda in cui si narra di un immenso tesoro, di cui nessuno è ancora riuscito a localizzare il nascondiglio.